nonostante dei conati che ogni tanto si vedono. Mi chiami addirittura però... conati. Solo che sai, caro Tarquinio, se tu sì, la vogliamo chiamare un'azione seria. E infatti Tarquinio andrà in Europa. Esatto, era la domanda che in questo caso, siccome abbiamo parlato dello scoop del foglio sulla Salis, la domanda è inevitabile perché ha ragione... Davide, tu me la fai no, da settimane. Però qui, scusami... No, ci va. Qui Tarquinio, la domanda te l'ha fatta l'ottima Giovanna Vitale di Repubblica, quindi non siamo... Ci va. Non facciamo come la Salis, che poi... Sono più che mai tormentato, perché io faccio il mio mestiere di osservatore delle cose, posso dire tante cose, quelle anche che ho detto. Ma te lo chiediamo, perché... Devo decidere se me la sento di lasciare questa cosa che sto facendo con molta, credo, libertà. Quindi e però anche un po' di passione. Ormai è ufficiale che il Partito Democratico te l'ha chiesto, e quindi sta a te decidere nelle prossime ore se candidarti o meno, quindi è un sì. Sì, arriveremo a Dama alla fine, si darà una decisione, no? È inevitabile. L'ho presa sul serio la proposta, quindi... No, perché questo momento tema... diciamo, sono più combattuto che mai in questo momento. Allora, la cosa interessante... Si sta combattendo troppo. Specchia e poi torniamo da Cerase, Alemano e tutti gli altri. In realtà il tema delle candidature alle europee è veramente importante, perché dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, dice un proverbio. E quindi l'idea di Tarquinio, con le sue posizioni molto nette, molto chiare, su quello che deve fare l'Europa, e lo stesso, il messaggio che viene dall'Alleanza Verdi e Sinistra con la Salis, sono candidature non solo di bandiera. Io non voglio chiamarle candidature di bandiera, perché è riduttivo. Sono identitarie. Assolutamente. Queste sono candidature identitarie. Guardate che la Schlein sta facendo delle operazioni su questa roba. Adesso poi ne parliamo, abbiamo il tempo per farlo.